Il Lecce prosegue la preparazione in vista della prossima sfida in programma questa domenica alle ore 17:30 con il Melfi. L'avversario sarà uno scoglio non proprio facile da superare, non tanto per il valore tecnico e il tasso qualitativo, ma per via delle grandi motivazioni che quest'ultimo potrebbe trovare, dato che non vive un gran momento ed è reduce dal capo interno per 4-1 con il Monopoli. La classifica è piuttosto deficitaria. La squadra di Ugo Lotti in qualche modo proverà a portare a casa almeno un punticino, discorso che però non rientra nei piani di Braglia. Il tecnico dei giallorossi pretende il massimo della concentrazione e continua a far lavorare sodo i suoi. Ieri con un doppio allenamento ed oggi con un test amichevole con la formazione dell'Otranto militante in eccellenza. Dovrebbe rientrare Gianluca Freddi, per il momento la difesa però ha dimostrato di essere in buone mani viste le recenti prestazioni del neo arrivo Raffaele Alcibiade. Il centrale scuola Juventus domenica dopo domenica sta trovando continuità di rendimento, dimostrando tutte le proprie capacità. No, perché onestamente questi 2 o 3 anni in Ungheria mi sono serviti. Ho giocato con tranquillità, ho acquisito personalità, che poi è quella che fa la differenza, secondo me. Perché prima io posso dire che magari non ero lo stesso identico giocatore rispetto ad oggi, però ovviamente ci assomigliavo. E i primi 2 anni in Italia non sono riuscito a far vedere quello che poi sapevo fare. Probabilmente inesperienza, pressione, tante cose. Gli anni lì tranquilli, diciamo, mi sono serviti per crescere e adesso onestamente non ho più, diciamo, la paura o, non so, di giocare davanti a tante persone, di essere seguito, anzi è uno stimolo. Secondo me non è un campionato di Lega Pro, nel senso che è particolare, molto diverso secondo me è paragonabile a una Serie B, nel senso che comunque va in certi campi dove magari trovi difficoltà di altro tipo e comunque basta guardare la classifica, ci sono 5-6 squadre in 2-3 punti ed è la realtà alla fine, assolutamente sì. Poi loro sono, oltre al fatto che si devono salvare e giochi comunque completamente in un'altra maniera, comunque loro sono molto giovani. Ed è quello che ci può fregare, nel senso che loro corrono, vogliono dare tutto, comunque giochi in un palcoscenico e contro ovviamente una squadra di prestigio. Quindi già partendo da quello chiunque vorrebbe mettersi in mostra.